Allora, nuovo video, nuovo shopping da Amazon. Allora, non solo da Amazon, ma anche al mercato. Però, dato che ho detto mi servono le cose, lo metto altri acquisti, anche se non c'entra niente a parte di Amazon, diciamo che ve le farò vedere lo stesso, ovviamente a fine video. Prima vi faccio vedere le cose che ho acquistato su Amazon. Allora, prima di tutto vi ricordo di mettere un bel mi piace a questo video, lasciare un commentino qua sotto e iscrivervi al canale, ovviamente attivare la campanellina così non vi perdete neanche un video che io pubblico. E mi raccomando, seguitemi su Instagram. Detto questo, meno chiacchiere e vi faccio vedere gli acquisti. Allora, il primo acquisto è stato questo. Allora, i prezzi ve li lascio di fianco, così almeno perché non me li ricordo e dato che sto registrando col telefono, ce li ho scritti lì, non vi posso dire il prezzo. Però, allora, se non mi sbaglio, questo l'ho pagato 15 euro, è praticamente la fresa per fare le unghie, che adesso vi faccio vedere, cioè vi faccio vedere la scatola come è fatta, che è questa qua. Questa l'ho presa su Amazon e praticamente è fatta così. C'ha tutte le sue, non capisco perché tutte le volte mi cade sempre qualcosa. Come vedete ci sono le... potete cambiare ovviamente per fare le unghie, non mi viene il nome, non so come si chiamano, questa è la macchinetta, questa qua l'ho presa rosa, è la macchinetta e allora in verità non so come si usa, però ovviamente guarderò su YouTube, almeno che voi sapete come si usa fatemelo sapere. Io l'ho presa perché, dato che l'ho vista da una ragazza che tirava via e puliva, diciamo, guardate il catino. Ok, ma dovevo chiudere la scatola. L'ho visto da una YouTuber che lo faceva vedere. Allora, dato che ho visto che tirava via il semipermanente con questo, eccetera, le cuticole eccetera, allora ho detto l'acquisto anch'io e la provo anch'io. Questa è costata 14 euro, il prezzo più o meno è questo. E non lo so, fatemi sapere se anche voi l'avete provata e come vi state trovando. Io la proverò e vi farò sapere se è buona e se ottima, ovviamente così non posso sapere. Poi acquistato, adesso vi faccio vedere questo pacchettino, dove a me ovviamente in questo pacchettino ci sono questi panni, sono quattro e praticamente adesso li apriamo insieme e vediamo come sono fatti. Ve ne faccio vedere solo uno perché tanto è inutile tirarli via tutti. Allora, sono due rosa, uno azzurro e uno grigio. Vi faccio vedere quello grigio. Mamma mia, come sono morbidi. Sono questi panni per rimuovere il trucco. Praticamente l'avevo visti sulla Sephora, ma dato che tutte le volte che io li acquistavo erano esauriti online, non riuscivo a prenderli, allora ho detto perché non prenderli su Amazon. Infatti questi sono costati sui 13-12 euro 4, invece alla Sephora 20 euro 4 o 7, non mi ricordo. Allora, sono morbidi, come vedete sono morbidi, ve lo assicuro. Questi dovete usare l'acqua
bollente, l'acqua calda praticamente, per far sì, cioè bollente per farvi capire in senso l'acqua calda, per far sì che poi rimuove il trucco. E non lo so, vi farò sapere anche come mi trovo su questi. Sono ovviamente fatti così, come vedete dal video, e secondo me non sono niente male, sono anche morbidi, ripeto. Però fatemi sapere se anche voi l'avete provati. Per cui praticamente sono questi qua. E secondo me ho fatto un ottimo acquisto. Poi il terzo acquisto è praticamente, adesso vi faccio vedere le clip, è praticamente lo specchio. Lo specchio era in promozione, invece di 78 euro l'ho pagato 75, era in promozione, ma costa anche 100 euro. Ovviamente, perché dico ovviamente, non lo so. Comunque, vi faccio vedere le clip che ho fatto e del montaggio. È facilissimo da montare, come vedete, ci sono pochissimi prezzi. E dentro in questo mobile, cioè dentro in questo mobile, mettete dentro i gioielli, gli anelli, le collane, tutto quello che volete. Infatti, se vedete da questa clip, ci sono praticamente dentro dove tu appoggi, diciamo, tutte le collane, oppure gli anelli o gli orecchini. Io l'ho preso apposta perché mi piace, secondo me è comodo. Non ho messo ancora niente perché l'ho appena montato, però vi assicuro che da vederlo sembra cioè sembra molto molto bello. Ovviamente trovate le viti e le istruzioni per montarlo. Praticamente sono questi qua. È facilissimo, vi assicuro, dovete solo mettere le gambe. Praticamente dovete mettere le gambe e alzare lo specchio. È un po' complicato, dovete essere in due a farlo, perché giustamente devi alzare, uno tiene lo specchio, lo alza e l'altro mette le vite dentro praticamente. E lascerò le foto qua che vi faccio vedere, oppure se non riesco vi farò vedere nel prossimo vlog come l'avrò sistemato. Questo è praticamente il terzo acquisto. Il prezzo, se non sbaglio, ve l'ho detto che è 75 euro, se non sbaglio, però vi assicuro è molto bello. Se lo volete comprare, compratelo su Amazon. Poi passiamo al cofanetto della Lines. L'ho visto da una ragazza su YouTube e in più l'ho visto anche su Instagram. Ho detto, perché non prenderlo? È fatto così. Ce ne sono tre colori diversi. Uno è questo che è Tiffany, è azzurro con i fiocchi. L'altro è praticamente con i trucchi, cioè ad esempio i rossetti tipo rosa, così. Semmai vi lascio le foto. E invece l'altro è rosa con gli animali, che non mi viene il nome di come si chiama. Comunque, iniziamo bene. Comunque vi lascio praticamente le foto intanto che io parlo. Questo è il cofanetto, ovviamente. Questo è il cofanetto, ci sono sei scatolette, cioè sei cassettini, scusate. Dentro al cassettino ovviamente si apre e trovate il primo cassettino, trovate ovviamente. Adesso farò un po' di fatica. Comunque, il primo cassettino è questo. Trovate il fogliettino dove vi dice gli assorbenti che ci sono dentro. Ad esempio, uno è questo, che è il cotone, Lines Cotone, e sono fatti così. Ovviamente questo, diciamo, gli interessa alle ragazze. Questo qui l'ho pagato 14 euro. Comunque, in ogni cassettino trovate gli assorbenti con
con il foglio, non so perché qua non c'è, forse mia mamma me l'ha tirato via, probabile. Questo è un altro, scusate per l'inquadratura, comunque ce ne sono tanti. Ovviamente trovate anche il fogliettino, ad esempio questo vi dice che questo è della Lines, cioè è tutto della Lines, ma vi dice che cosa c'è di assorbenti dentro. E ovviamente, no, aspettate, allora qua questi trovate quelli piccolini, invece qui altri assorbenti. E per finire, sperando di averli fatti vedere tutti, per finire sotto qui dentro c'è un regalo con il fogliettino. Allora, qua vi spiega, ovviamente, non so perché dico sempre le stesse cose. Ah, ecco, sono questi qua che non mi viene la parola. Comunque, i cofanetti sono questi tre. Dentro vi fa vedere, cioè praticamente ci sono le domande del ciclo, ad esempio come funziona, ciclo irregolare, praticamente tutte queste cose qui, il primo ciclo e trovate praticamente questi. Questo è il fogliettino che trovate dentro. E sì, e questo bellissimo, adesso ovviamente questo è da buttare, questo dentro per mettere dentro gli assorbenti, è molto bello, è di plastica e fatto così, è molto carino, questo lo trovate dentro. E ci mettete gli assorbenti. Io certe volte ci metto anche, non so, o la moneta o le carte, c'è cioè di tutto e di più, in poche parole. Comunque questo è il cofanetto. Questo è il cofanetto pagato 14 euro. Volevo prenderli tutte e tre, ma poi ho detto: vediamo, prima provo a vedere che cosa c'è sta dentro in questi cassettini qua, e poi vediamo se comprarne altri oppure no, perché costano, non dico tanto, leggermente giusto il prezzo, però non lo so, sono ancora un po' indecisa. Allora, questi ovviamente sono stati gli acquisti da Amazon. Mi sono dimenticata anche una cosa. Allora, aspettate che lo prendo. Allora, ho dimenticato anche di farvi vedere questo qua. Praticamente è il gioco di The Sims. The Sim 4. Questo l'ho pagato 20 euro in promozione, ma costava 40. Ovviamente ci sto giocando, infatti non c'è il CD, come vedete. Ci sono le istruzioni, il CD è dentro l'Xbox One e ci sto giocando, è un gioco molto bello. Dato che prima quelli che mi seguono nei miei video sul vlog avevo preso uno gratis, ma quello gratis era in prova e tutte le volte dovevo pagare 4 euro al mese. Allora alla fine ho trovato il gioco su Amazon in promozione e ho voluto prendere con 20 euro questo invece di 40. Per cui questo è l'altro acquisto di Amazon. Queste sono state le cose di Amazon, cioè gli acquisti di Amazon. Adesso vi faccio vedere al mercato in questo sacchettino che cosa ho preso. Sono praticamente calze e mutande. Allora, prima di tutto vi faccio vedere, come state vedendo dalla clip, sono questi qua. Allora l'ho pagati, cioè me l'ha pagati mia mamma 2,30 euro. Fatte così, uno è fatto così, l'altro è fatto così al mercato, questo 2,40. Poi l'ho preso uno grigio, fatte così,
uno nero con i fiori, questo 2,50 euro. E l'ultimo, questo grigio. Queste sono le calze che mi ha comprato mia mamma. Praticamente queste qua che vedete. Per cui queste è l'acquisto che ha fatto mia mamma per me. Poi mi ha preso 4 paia di mutande della Jadea. Praticamente quello che fa Belen, e sono così, che adesso vi faccio vedere, no, ve le farò vedere così, che faccio prima. Allora, sono così, io ovviamente non so descrivere bene le cose, comunque una è fatta così. Poi c'è questa leopardata, che è molto carina. Sperando che riuscite a vederla. Poi, scusate se vado veloce, ma non voglio che dura tanto questo video. Poi un'altra così, questa tipo grigia, uguale a quella. E per finire questa, che è molto carina. Ovviamente mi ha preso una quinta. Io porto quinta di mutande e invece di reggiseno porto una sesta. E la mutanda è fatta così. Sono molto carine. Queste le ho pagate, scusate se non ho dato il prezzo, 3 euro. 3 euro tutti e 4. Per cui 3 euro tutti questi qua. E mi ha preso queste mutande qua. Ovviamente prenderò anche i reggiseni, però ovviamente non riesco a trovare la mia taglia, giustamente perché arriva, le taglie arrivano sempre fino alla quinta, io ovviamente ho una sesta e faccio un po' di fatica a trovare, diciamo, la mia taglia, almeno il sopra, il sotto no. E niente, volevo farvi vedere anche questi, dato che voglio usarli, almeno così l'avete già visti e tutte le volte non devo star lì a dire cavolo, però non ho fatto vedere questi, anche se non c'entrano, queste qua sono state prese al mercato. Ok, detto questo, spero che queste cose vi siano piaciute. Fatemi sapere se anche voi avete acquistato queste cose qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, ovviamente per i nuovi video che usciranno. Seguirmi su Instagram, perché su Instagram pubblico tutto e su YouTube quasi niente. Tranne ovviamente i video, quelli che faccio, un bel mi piace e un commentino qua sotto se volete altri video come lo shopping di sicuro di Amazon, cioè di sicuro o di Amazon o di altre cose. Niente, fatemelo sapere. Noi ci vediamo al prossimo video. Detto questo, dopo aver fatto un casino alla Madonna, perché voi non sapete che casino c'è qui intorno, però vabbè. Ci vediamo al prossimo video, che è meglio. Ciao e al prossimo video.